Per la prima volta dall'inizio della pandemia, le nuove assunzioni mensili di dipendenti hanno superato di poco i livelli pre-Covid del 2019 del 2,4%. A maggio del 2021 erano circa 11.000 le assunzioni mensili, secondo il report diffuso dal settore sviluppo della provincia di Bergamo, sulla base dei dati sull'andamento del mercato del lavoro in provincia di Bergamo, aggiornati appunto al mese di maggio e redatti dall'Osservatorio sul mercato del lavoro. La crescita occupazionale maturata nell'arco degli ultimi 12 mesi si consolida con un saldo positivo di più di 5.000 posizioni di lavoro dipendente, generato in larga misura dall'industria e dalle costruzioni, settori che assumono di più, insieme al settore agricolo, e per la prima volta dalla crisi Covid si registra anche una risalita del macro settore del commercio e dei servizi, al cui interno migliorano, pur restando ancora negativi, i saldi delle attività turistiche e dei servizi alla persona, i settori più colpiti nei mesi passati dalle misure restrittive. La ripresa delle assunzioni in confronto ai livelli pre-Covid del 2019 è già da diversi mesi consistente per i contratti di somministrazione e per la prima volta da diverso tempo anche per i contratti a tempo determinato. Come nel mese precedente, il saldo tra ingressi e uscite è positivo in tutte le aree dei centri per l'impiego. Notizie positive che fanno guardare con ottimismo al futuro, anche se c'è molta cautela. I mesi estivi, infatti, con il graduale aggiustamento delle misure di sicurezza sanitaria e di protezione sociale, e le incognite sul grado di intensità e di stabilità della ripresa della domanda del lavoro e dei consumi turistici saranno cruciali per valutare le condizioni del mercato del lavoro nel prossimo autunno.